Sostanzialmente la prossima, se avrò la forza, sarà su Celestino V, perché mi sembra che i tempi abbiano portato a riguardare quella figura. Va bene, invece oggi parliamo di Pisa nel Medioevo. Io vi invito a interrompermi tutte le volte che volete, non ha senso che aspettiamo la fine. Se avete delle curiosità, se insomma avete delle domande da fare, alzate la mano e interrompetemi. Sono il contrario di un conferenziere tradizionale. Bene, Pisa e Medioevo significa parlare di mare. Pisa è fortemente legata al mare, come certamente voi sapete perché siete dei, diciamo, appassionati medievisti dilettanti. Lo sviluppo delle città è un fenomeno globale di scala europea, anzi di scala mediterranea, e che si, diciamo, ha le prime avvisaglie nella seconda metà del IX, e poi, diciamo, il grosso sviluppo abbiamo nell'undicesimo secolo. La città medievale, quando si parla della città medievale, con tutte le sue caratteristiche, mura, palazzo comunale, o come qui a Milano, il palazzo del Broletto, sono tutti fenomeni in genere di XII, poi XIII secolo a seconda dei casi. Però diciamo il primo sviluppo è, diciamo, globale. Le tracce appunto sono della seconda metà del IX, di questo, diciamo, impulso dell'economia e degli scambi. Ecco, questo primo impulso è indubbio che arriva per primo sulle città marittime, anche se chiaramente c'è tutto il discorso che qui non stiamo a fare delle curtis, del surplus di produzione delle campagne, quindi non si può fare una distinzione città-campagna molto rigida, anzi non si può fare assolutamente, però è indubbio che l'impulso primo a una nuova urbanizzazione viene dalle città marittime. Pisa è legata al mare da lunghissimo tempo. Qua vi ho messo tre immagini così emblematiche. Alla vostra sinistra avete il mare visto dalla torre, non si vede per niente, è una striscina blu,
In basso avete la Foce d'Arno, la Marina di Pisa, e invece dall'altra parte avete la famosa Torre della Meloria, le Secche, dove Pisa incontrò, diciamo, la sua più grande disfatta, che era, diciamo, una delle dei punti di accesso al porto di Pisa. Come certamente sapete, Pisa è una città fluviale, raggiunge il mare dopo una certa distanza, e questa è la situazione, il cambiamento che si verifica tra l'età antica, tra linea di costa, tra l'età antica e l'età medievale. Intanto vedete che l'Arno fa altre anse, disegna altre anse, poi si creano tutta una serie di cordoni sul litorale, che allontanano la linea di costa. Questo non è mai costituito un problema, non è mai stato un problema. Certamente un problema lo è tuttora, cioè se uno ha una barca a vela di un certo pescaggio, risalire l'Arno, specialmente in presenza di vento e di correnti contrarie, non è facilissimo. È chiaro che le grosse navi non possono risalire l'Arno, però delle soluzioni Pisa le ha trovate sempre, e soprattutto nel fatto che le navi venivano scaricate, caricate su legni di più piccola stazza, in qualche caso riuscivano anche comunque a risalire l'Arno. Diciamo, l'allontanamento della linea di costa non è mai stato un ostacolo alla presenza, diciamo, di attività marittime di Pisa, sia nell'epoca romana come in epoca medievale. La caratteristica soprattutto qual è? È l'inesistenza di un porto, non c'è un porto. È un po' come mutatis mutandis, un po' come Venezia, che non ha un porto, è una città porto. Ecco, la costa toscana intorno a Pisa è un insieme di tanti porti, un insieme di tanti punti di accesso, e poi dobbiamo immaginare una serie di canali e di strade che portavano le merci in città. Uno dei punti più importanti e antichi è San Pietro a Grado, lo vedete vicino al mare nella figura a sinistra, un po' più lontano dal mare nella figura a destra, e ancora adesso, se ci andate e se programmate una visita a Pisa, un'uscita fuori porta a San Pietro a Grado merita, perché è una basilica paleocristiana bellissima, e quindi che appunto si chiama a Grado proprio perché era sull'accesso al mare, nel punto del fiume che consentiva l'accesso al mare. Ecco, questa, diciamo, è la, come vedete, il porto pisano, quello che si chiama porto pisano, è qua. Questa è la Meloria. E qua cosa c'è? Livorno. No? Quindi porto pisano, sostanzialmente, Livorno ha ereditato quello che era la funzione di porto di questa zona della Toscana settentrionale, che prima aveva porto pisano. Faccio una piccola digressione nell'età antica perché merita, nel senso che pochi anni fa, qualche anno fa, è stata fatta una scoperta rilevante. In questa zona che vedete, intanto vedete, questo lo conoscete, è l'area di Piazza dei Miracoli, siamo in direzione del mare, cioè questa è la direzione dove in fondo là c'è il mare, quella striscia verdognola rappresenta il percorso ipotizzato dell'Auser, che adesso si chiama Serchio, cioè un fiume. Pisa non era una città con un fiume, era una città tra due fiumi, l'Auser appunto e l'Arno. Nel Medioevo l'Auser, nell'età antica e anche nel Medioevo, l'Auser appunto passava proprio dove c'è, diciamo, accanto dove c'è adesso Piazza dei Miracoli, complesso della cattedrale, ed è molto probabile che è per questo motivo che la cattedrale era costruita qui. Poi vi farò vedere la collocazione in pianta della cattedrale, ed è assolutamente una collocazione che
guardando la pianta di Pisa attuale non si spiega. Invece, pensando al fatto che lì c'era un fiume di una certa portata, di una certa importanza, lì allora si comincia a spiegare di più, anche perché, cosa è una curiosità, nel Medioevo Pisa era divisa in quartieri. Uno di questi quartieri si chiamava Ponte e non è vicino a un ponte sull'Arno, è lì. Quindi è probabile che si riferisse a un ponte che adesso, su un fiume che adesso non ha cambiato completamente il percorso. Porto di Pisa, Porto Pisano, era un porto di catena. Ecco qua, questo è un bassorilievo genovese, però raffigura Porto Pisano. E quella torre che vedete isolata è probabilmente la Secca della Meloria, quella che vi ho fatto vedere in foto. E quello che vedete è un classico porto di catena, con il mare al di fuori, le torri e gli accessi protetti da delle enormi catene. Cosa succedeva quando una potenza come Genova riusciva a penetrare nel porto? Tagliava la catena, e non doveva essere facile tagliare quelle catene. E infatti Genova lo fece appunto in questa famosa battaglia, e le catene vennero restituite solo nel 1860 in occasione dell'Unità d'Italia, cioè in relazione all'Unità d'Italia. Sono oggi conservate nel cimitero, nel Caposanto Monumentale, con un tanto di lapide che ricorda questo gesto fraterno che i genovesi un po' di secoli dopo fecero, restituendo a Pisa le catene del porto. E sono, se le andate a vedere, sono delle catene enormi, insomma, degli anelli pesantissimi. Quindi questo è, diciamo, il porto. Quindi capite anche che tipo di organizzazione poteva esserci. Vi faccio notare che c'è una struttura sopra quella torre. Pisa era famosa nel Mediterraneo per la capacità di costruire macchine da guerra mobili, quindi di costruire degli artefatti di legno che metteva sulle navi e che riuscivano, dalla nave si riusciva a superare o attaccare una rocca che era posta sul mare. La Romanità, perché dà prestigio alla città che la usa, e quindi non si recupera una romanità a caso. Pisa aveva Luni vicino, prendere una colonna da Luni non è che gli costava tanto, va a prendersele a Ostia, va a prendersele a Roma. Quindi è proprio un recupero volontario e mirato. Perché? Perché proprio per questa presenza della flotta e per il fatto che i marchesi di Tuscia tra IX e X secolo usano questa flotta per controllare i loro possedimenti nelle isole Corsica, Sardegna, e per, diciamo, iniziare delle attività che sono loro deputate di difesa della costa dei Saraceni. Bene, per questo motivo Pisa si propone come difensore della cristianità, cioè seconda Roma. È proprio un programma politico. La romanità a Pisa è perché Pisa stessa, la città, si propone al mondo dell'epoca come una nuova Roma. Roma non c'è più a difendere i cristiani dai saraceni, ci siamo noi. Siamo noi in grado di farlo. E questo è proprio un programma politico che si legge sulle mura della città. Ce ne sono esempi a bizzeffe, ora non so quanto diciamo sia, non è il caso di elencarli, però ce ne sono veramente tanti, sia diciamo materiali, epigrafi, decorazioni, fregi. C'è un epigrafe enorme di Antonino Pio, che è spezzata e utilizzata qui e là,
ma in modo che si leggano le lettere, cioè che si capisca che è un epigrafe romano. E quindi questo è chiaro, noi siamo una seconda Roma. Le fa queste imprese sul mare? Certo che le fa, ne fa diverse. E si gloria di queste imprese. Però c'è un problema che attanaglia gli studiosi da un po', perché diciamo non è che ha una facile soluzione. Ci sono solo le razzie, ci sono solo le attività belliche in questa prima fase, c'è solo questa attività di impresa militare, di contenimento del pericolo dei saraceni e di riconquista e pacificazione delle rotte mediterranee, o c'è dell'altro? È legato a questo, diciamo, questo problema, questo uso che vedete qua esposto. Questo è San Piero a Grado, l'interno, vedete questo bellissimo interno di basilica, e questo è l'esterno. Questo è un particolare dell'esterno, un archetto cieco con in mezzo un bacino. E beh, un bacino ceramico islamico, cioè di fabbricazione islamica. Ci ritorniamo un attimo su questo, eccolo qua, un altro, questa è una delle chiese più antiche, San Zeno, e quello è un altro bacino bellissimo con una nave, anche lì con due timoni, vela latina e i pesci. Un altro esempio di bacino, bellissimo bacino, con delle scritte islamiche. Un altro, questo invece è pisano, a imitazione dello stile islamico. Questo cerchio, il primo cerchio blu, quello più vicino a me, dove questa vedete rossa, sono le mura, sempre le solite mura, XII. Il cerchio blu è il ponte di mezzo, il ponte più importante della città, e più o meno dove c'è il cerchio blu, nel 1186 hanno costruito il ponte nuovo. Delle famiglie hanno lottato in maniera ferocissima con altre famiglie di Pisa per poter costruire un altro ponte. Ecco, là, lì dal ponte nuovo c'era la darsena, gli arsenali quindi, e l'ufficio di dogana, lo scarico delle merci, come si trova nei documenti, veniva tra i due ponti. E i due ponti sono quelli lì. Ho provato con Google a fare un'inquadratura che vi rendesse l'idea, ma in realtà l'ho trovata meglio in un affresco. In un affresco qui, vedete Pisa, vedete là a sinistra c'è il Duomo, la torre, questo è il ponte nuovo, quello più in su è il ponte di mezzo, vedete le navi? Quindi le navi arrivavano, cioè avevano l'ufficio di dogana che controllava che cosa facessero, chi erano, che controllava il carico, che quindi calcolava le tasse che dovevano pagare. Una volta fatto tutto potevano andare tra i due ponti e lì scaricare. Vi lascio con l'immagine dell'edificio più famoso di Pisa, che però è fatto dai miei studenti, è la Torre di Pisa, che abbiamo fatto in Second Life 3 anni fa, un attore virtuale. E vi ringrazio, scusa se...